È quasi impossibile fare i versi di queste cose electuloidi. Comunque, ciao ragazzi, oggi portavo questa minuscola perla, minuscola nel senso che è piccola di forma, ma perla perché è veramente una perla, che è Cthulhuac. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un giochino indipendente inglese. Basato sui sistemi del Black Hack, che prende i miti di Cthulhu e ti fa giocare l'esperienza del richiamo di Cthulhu in una forma completamente differente. Allora, partiamo da una cosa fondamentale, una base importante. Il gioco, come vi dicevo, totalmente in inglese, è un'opera indie, quindi sono, penso, si arrivi sì e no, 50 pagine. 50 pagine con l'Open Gaming License e 2 pagine di indice e la scheda è questa cosa minuscola sul fondo, questa è la scheda, ok? Che prende e come setting i miti di Cthulhu, che conosciuti, letti, riletti, sono le grandi basi delle opere di Lovecraft. Non vi racconterò, non sto a raccontarvi, no, se pensate tutti quanti, però voglio parlare invece della generalità di questo minuscolo sistema. Il bello di questo gioco è che veramente, veramente super modificabile. Ok? Le meccaniche di fondo è molto semplice perché si basa fondamentalmente su 2 cose, su quelli che si chiamano salvezza, o tiri salvezza e tiri risorse. No, vediamo una cosa in un'altra forma più semplice. Ok? Allora, The Cthulhuac, come vi dicevo, gioco di ruolo sui miti di Cthulhu. Il personaggio si caratterizza da 6 caratteristiche, le stesse caratteristiche che conosciamo benissimo, che sono la forza, resistenza, costituzione, intelligenza, saggezza e carisma, che sono quelle, e queste caratteristiche che hanno un valore dato a 3d6, ok? Con una strana regola nel caso in cui tiro troppo alto, quella successiva devo tirarla bassa, un risultato numerico, come vi dicevo, che quindi va da 3 a 18, ma che serve di fatto come classe di difficoltà per i tiri di salvezza. Che intendo? Vuol dire che fondamentalmente quando io sono a scalare una parete non tirerò per riuscire, ma per salvarmi dal problema. Ok? Questa è la base del gioco, si chiamano save. Che vuol dire? Vuol dire che, come vi dicevo prima, se io sono di fronte a una scogliera nella parte a sud dell'Inghilterra, sto cercando di arrivare su questo paesino arroccato, in questa casa coperta dalla nebbia, perfetto, fammi una salvezza su forza. Perché? Perché in realtà non stai cadendo. E quindi cerchi solo di evitare le parti negative. Sembra strana come punto di vista, ma se ci pensate è molto diverso dal solito, perché te non attacchi l'avversario, ma ti difendi dai suoi attacchi. Ok? Il save è un salvataggio. Quando sarà l'avversario a venirti incontro, a tirar fuori magari il coltello vecchio piegato se stesso di questo ferro arrugginito, cercherà difenderti, sarai tu a fare il tuo tiro salvezza di stessa per evitare l'attacco. Possibilmente magari reagendo, attaccando a tua volta, ma in generale tutto il sistema di combattimento, per esempio, è un singolo tiro dato con uno scambio di danni. Basta. Il numero di roll quindi è molto basso. Ma soprattutto, se si pensa che tutti i tiri sono salvataggi, ok? Ti capiterai spesso a trovare situazioni in cui vuoi andare avanti e resti a fare una prova, ma in questo gioco non ci sono check. In questo gioco si riesce sempre. Quando vai a fare qualcosa, specialmente in un gioco come questo che è investigativo, ok? Qui si arriva alla parte centrale, sono le risorse, qui devo raccontarvi. No, ho fatto veloce oggi, ma è tutto insieme, ho detto. Quando vuoi andare a portare avanti la tua storia, la tua trama, e c'hai bisogno di qualcosa, per esempio, se essere trovare un indizio, oppure per esempio riuscire a aprire una porta, o nel caso convincere qualcuno, e sono degli esempi, farai un tiro di risorse. Cosa sono i tiri di risorse? Ah, la meccanica di risorse è estremamente semplice. Come avete visto nella scheda, alcune cose sono associate ai dadi, vedete? Di 4, di 6, di 8. Esatto, le risorse sono associate ai dadi. Facciamo un esempio. Io l'altro giorno ho giocato una versione futuristica nello spazio, dei miti di Cthulhu, naturalmente. Era una storia basata su dei Migo che stavano tornando, avevano convinto delle persone a tornare verso una sede di Gioviana e poi di lì tornavano verso casa, una storia particolare. Ma fondamentalmente sono stati dei momenti di scontro attraverso questa nave. Come funzionava? Avevo deciso che le risorse delle munizioni per permettere alla gente di poter combattere e combattere tanto erano contate. Avevo deciso quindi che c'era un dado sulle risorse.
Quando c'è un dado su una risorsa, fondamentalmente il giocatore rolla la sua risorsa. Quando tira la sua risorsa, se fa uno o due, la risorsa, qualunque essa sia, scala di un tipo di dado. In questa storia, quindi, per esempio, le munizioni erano fondamentali. Il Marine aveva il D10, ogni qualvolta sparava, tirava il dado. Sparava sempre, ma se faceva 1-2 scalava e diventava un D8. Se faceva 1-2, un D6, 1-2, un D4. Se faceva 1-2, li finiva. Erano gli ultimi colpi che aveva sparato. Fino a che non andava in 1-2, continuava a sparare. La risorsa era disponibile. Tutto quello che vuoi usare per il combattimento, in questo caso era un senso ampio, ho usato delle granate in una scena pazzesca, portando a siderale una storia dietro, continui a tirare i dadi sulle risorse. Ora, io ho fatto un esempio, in questo momento ho fatto un esempio molto semplice che è sulle munizioni. Il bello di questo gioco è che le risorse sono tutto quello che non sono i save. Di base, lui fa l'esempio, anzi, la creazione di base del personaggio dice, come risorse considerate tutto quello che potete essere importante per la vostra storia. E quindi possono essere munizioni, sono le munizioni, pronto soccorso, materiale di pronto soccorso, va bene quello lì. Quello che va incentrato sulla vostra storia. Sta facendo un'avventura nella giungla? Vi serve cibo e acqua? Risorse, cibo, acqua. Mettetela in gioco, ok? Subito dopo, la seconda cosa è la sanità mentale. La sanità mentale è una risorsa. Ogni giocatore parte con un dado, in base a quanto è saldo, quanto è sicuro di sé, quanto è forte la sua mente. Quindi, qualvolta si trova di fronte a un errore cosmico, tira 1-2, scala di categoria e ha una follia temporanea. Quando si azzera il dado, pazzo completamente. Quindi, il sistema è molto semplice. Ma non solo, anche la parte di indagine funziona in questa maniera. E qui la cosa, un tratto, diventa geniale. Perché di fatto dice, la parte di indagine si può, secondo il gioco di Deck to Luck, semplificare in due punti, ok? Quello che si chiama flashlight e smokes, ok? Quindi fumo, ok? E torce. Che cosa sono questi? Sono l'approccio all'indagine. Nel momento in cui tu hai da trovare qualcosa che possa essere un indizio, una prova, una strada, o devi cadere in un'informazione, stabolon. Cerchi di farlo, lo dichiari e di fatto lo trovi. Cerco un indizio, lo cerco lì. Se l'indizio esiste, lo trovi, sempre. Ma ti usi una flashlight. Ok? Quindi rolli la flashlight. Se fai 1-2, ti scala il dado. Un investigatore a occhio di falco, molto attento ai dettagli, letteralmente un analista delle scene del crimine, è un personaggio che ha un altissimo livello di flashlight. Quando si trova in un ambiente, si guarda intorno, fa ok, allora guardo le tracce. Successo questo, flashlight, nessun problema. Perfetto, controllo le ferite della persona. Perfetto, successo quest'altra cosa, un taglio molto profondo, non si è mai fatto un coltello, flashlight. E tutto in questa maniera. Alla stessa maniera, gli smokes sono la stessa identica cosa sull'aspetto sociale. È la capacità di convincere, corrompere, costringere, portare a sé l'opinione dell'altro. Può essere per avere finalmente le informazioni che cercavi, capire che qualcuno sta mentendo, chiudere all'angolo il sospettato. Ogni qualvolta devi lanciare del fumo negli occhi, tra virgolette, che poi deriva da questo, o in generale confondere le persone, vai a usare smokes. Il classico investigatore, il profiler, per esempio, di grandi serial killer con delle ottime capacità di dialogo, avrà tantissimo smoke. E semplicemente quando si troverà di fronte a una scena di un possibile sospettato farà 3-4 domande mirate. Ma dov'è allora quella sera? Interessante. Ah, quindi sei andato a mangiare una pizza. Strani però questi abiti macchiati di fango in questa maniera. Giocherà a Smoke e avrà subito la risposta da parte del master che palesemente sta mentendo, sembra nascondere qualcosa e con poche altre domande, usando ancora un po' di Smoke, si può tranquillamente arrivare a scoprire che cosa. Quindi in gioco di indagine molto fluido, molto lanciato in avanti, in cui facilmente si trova quello che si va a cercare, dove è importante avere una trama completa dell'avventura. Quindi dentro il manuale, oltre alle meccaniche, gli archetipi pronti, c'è un'avventura. L'avventura occupa di 50 pagine, ne occupa penso 12, ok? Quindi quasi un quarto, letteralmente forse un quarto, ok?
Quindi è tanta importante l'avventura, è importante la preparazione dell'avventura, la storia, perché i giocatori non hanno blocchi, non hanno momenti di fermo, arrivano rapidamente ai risultati, se cercano il posto giusto vanno avanti, quindi difficilmente la storia si ferma o hai modo di lanciare un MacGuffin dentro la stanza e sperare che i giocatori saltino in aria, ok? Quindi è molto importante di avere una preparazione forte perché il gioco corre in avanti se i giocatori si lanciano in avanti. Una delle cose in più che non vi ho detto sul regolamento, ma penso potete immaginarvela, anche in questo gioco c'è il vantaggio-svantaggio, c'è il doppio dado, visto spesso, però qui mi piace molto perché quando usi il vantaggio-svantaggio sulle risorse si crea una specie di strano gioco narrativo. Avere per esempio le prove che ti permettano di incastrare una persona e di costringerlo a fare quello che tu vuoi è un ottimo modo di usare smoke con vantaggio. Essere un professionista, per esempio entomologo, e cercare di studiare dallo status delle larve e la condizione di un corpo è un ottimo modo di usare un flashlight con vantaggio, ok? Ma alla stessa maniera, se sei un combattente veterano e sai perfettamente come muoverti nella giungla, nessun problema, le tue risorse su cibo e acqua le tiri con vantaggio. Quindi vantaggio e svantaggio applicate alle risorse diranno sì che il personaggio è un tutto tondo aggiuntivo. Infatti, il gioco qui dà tantissimi piccoli talenti da applicare al personaggio e non sono altro che modifiche dei dadi e dei vantaggi, degli svantaggi, dei risultati che facilmente un qualsiasi master può mettersi lì e crearsi i suoi appunti. Tanto che Cthulhu Hack, questo manualino, ha molte avventure e se non mi sbaglio, questo qua dietro, sì, l'ho qui, un attimo solo. Questa, Cthulhu Hack Valkyr 9, è futuristica, infatti è stata poi la fonte di ispirazione dell'avventura che ho fatto giocare l'altro giorno io, e qui fondamentalmente da mappe, da altro materiale, ma più che altro ti modifica e ti aggiunge ogni volta dei pezzi con una semplicità incredibile. Non sono talenti complicati che possono andare in concomitanza o in contrasto con altri. Le modifiche di questo gioco sono immediate, cioè è letteralmente super modulare e si vede già leggendo. Considera che metà del manuale ha questo. Faccio vedere subito. Vedete questo simbolino qua? Simbolino qua, accanto a una regola, vuol dire che è una regola opzionale. Che se volete la mettete, se no no. Qui vi dà, puoi trasformare anche la salute in un dato risorsa. Perché no? Rende le persone più resistenti, ma ti dà tutto un altro approccio all'avventura. Puoi mettere il denaro, delle risorse, puoi crearti tutte quante le regole per le nuove armature, puoi crearti nuovi sistemi. Quindi di fatto ti permette di inventarti le regole. Il gioco parte già super modulare, tra cui tipo la fortuna, per esempio, le meccaniche della punta esperienza e ancora. Quindi, piccolo oggetto. Il fatto che ci sia hack nel nome spiega molto bene che è una cosa molto acquosa, molto modificabile, dove ci puoi mettere fortemente le mani. Semplicissimo, vi dico, si legge in un'ora, un'ora e mezzo, le regole di base le hai imparate tutte quante. E io lo metto in campo tutte le volte che ho l'occasione, anche quando voglio di far giocare qualcuno e mi trovo lì per lì al volo a dover mettere un gioco, questo è di sicuro il più veloce che mi viene in mente. Mi è gabbato molto, sinceramente. E più che altro per giocarci degli hack diversi dal classico Cthulhu, cioè prendere e giocarla alla vecchissima versione d'Arcage, cioè nel Medioevo, o più spesso io quasi sempre ci faccio futuristici, perché mi trovo veramente bene a giocare nello spazio e nel futuro con i miti di Cthulhu in una chiave rivisitata. Secondo me questo gioco si presta benissimo alle tue modifiche personali. Basta, Cthulhu Hack. Alla prossima, ragazzi. Ciao!